conflitto in Ucraina continua mentre la NATO apre le porte a Finlandia e Svezia, anche se la Turchia ha già fatto sapere il suo no. E intanto il Ministero della Difesa russo ha annunciato che è stata raggiunta una tregua con Kiev per l'evacuazione dei feriti ucraini dall'impianto di Azovstal a Mariupol. Per salvare vite umane, l'intera guarnigione di Mariupol sta attuando la decisione d'evacuazione approvata dal Comando Supremo e spera nel sostegno del popolo ucraino. Così, in un videomessaggio, il comandante del reggimento Azov, Denis Propchenko. Intanto emerge una quarta fossa comune a Mariupol nei pressi del cimitero centrale della città. Come ogni lunedì, dato il basso numero di tamponi nel weekend, i numeri sono più bassi del resto della settimana. Oggi in Italia ci sono 13.668 nuovi casi di Covid a fronte di 104.793 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 102 decessi per un totale di inizio pandemia che arriva a 165.346. In terapia intensiva sono ricoverati 353 pazienti più 6, i guariti sono 29.424, tasso di positività al 13%, in leggero calo rispetto al 13,9% del giorno precedente. Con 12.706 tamponi effettuati e 1.440 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in discesa all'11,3%, il numero dei ricoverati aumenta nelle terapie intensive più 2 a 40 e cala nei reparti meno 14 876. Sono 19 decessi, portano il totale da inizio pandemia a 40.305. I dati delle province lombarde: Milano 502 nuovi casi, di cui 264 in città, a Pavia sono 79. La Commissione europea taglia le stime di crescita dell'Italia, il prodotto interno lordo dovrebbe scendere al 2,4% nel 2022 e rallentare all'1,9% nel 2023 rispetto al 4,1% e al 2,3% previsti a febbraio. Il deficit e il debito italiano invece, nonostante la guerra in Ucraina, continueranno a calare ma restano alti, si legge nelle previsioni economiche di primavera della Commissione europea. Da giorni non sentiva il figlio Tai di 34 anni, così ha viaggiato dal Marocco all'Italia per cercarlo. Una volta arrivato in Lombardia è andato a casa del figlio a Corsico, alle porte di Milano, ma non trovandolo ne ha denunciato la scomparsa. I carabinieri hanno ipotizzato che poteva trattarsi della persona trovata morta 9 giorni fa in una piazzola di sosta lungo la statale 336 a Vanzaghello, Varese. Quando il padre ha visto le foto dei tatuaggi trovati sul corpo, anche gli ultimi dubbi si sono allontanati. Tragedia lunedì pomeriggio a Cinisello Balsamo, provincia di Milano. Un anziano è caduto dal balcone finendo infilzato sul cancello di casa, riportando gravi ferite. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16:30, mentre l'uomo su una scala era impegnato in alcuni lavori di manutenzione domestica. È in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia, trasportato dall'elisoccorso dopo essere caduto dalla sommità dell'autocisterna. Un camionista di 62 anni residente a Napoli è stato soccorso poco prima delle 14 all'interno dello stabilimento della Opson Italia a Mezzana Vigli, il principale sito produttivo della nota azienda chimica. Pare che il camionista si trovasse sulla sommità della sua autocisterna, impegnato nelle operazioni di scarico del contenuto del mezzo, quando ha perso l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra. In prognosi riservata al centro Grandi Ustionati di Genova, l'operaio investito domenica mattina da un'esplosione in via Folperdi a Pavia. L'uomo, 43 anni, stava lavorando in un cantiere di ASM nel sottosuolo stradale per una perdita d'acqua. Pare che durante le operazioni di scavo col martello pneumatico sia stato inavvertitamente danneggiato un tubo del gas accanto alla condotta dell'acqua. Voghera piange Fabio Carlucci, 27enne, domenica mattina è rimasto coinvolto in un incidente con un'auto, gli è costata la vita. Il ragazzo era in sella alla sua Honda CBR e stava percorrendo la via Emilia, la provinciale 10, nel tratto di Santa Giulietta, in prossimità dell'incrocio con la strada per il Poggio. È morto per i gravi traumi riportati nell'incidente con una Ford EcoSport. A nulla sono valsi l'arrivo delle soccorse e delle ambulanze, i medici non hanno potuto che constatare il decesso, illeso invece l'automobilista. Pronto meteo per martedì 17 maggio, in genere velato in pianura, sui rilievi poco nuvoloso, ma con temporanei addensamenti a ciclo diurno, precipitazioni deboli e isolati rovesci possibili nelle ore pomeridiane su Alpi e Prealpi, temperature minime stazionarie lieve calo, massime in lieve aumento.
Queste le notizie che trovate con ARPA Lombardia e Trebimeteo sul nostro sito prontometeo.it. Per tutte le altre notizie, i siti sono pavia1tv.it, lombardialive24.it, itinerarinews.it, oltre alle nostre pagine social, editore e agenzia Creativamente. Informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.